carnevale. E quindi noi, ecco, era giusto che questa rubrica, ecco, trattasse anche un po' di quello che è stato il carnevale orvietano negli anni. Un carnevale che trovava ad Orvieto un momento veramente di spasso, un momento di relax, perché, ecco, tra l'altro alcuni anni fa certamente non c'erano tanti diversivi, oggi le cose sono cambiate, e quindi si aspettava il carnevale proprio per rilassarsi, per scaricare lo stress. Anche oggi il carnevale in certi momenti serve per questo, però allora forse, essendo solo una tra le poche manifestazioni dell'anno, il carnevale si sentiva di più. E allora noi questa sera vi dimostreremo in effetti che negli anni passati, appunto qualche decina di anni fa, con vecchie fotografie, con vecchi e anche con degli inediti documenti scritti, ecco, Mauro vi dimostrerà che a Orvieto il carnevale si sentiva veramente e che era un momento veramente caloroso, un momento entusiasmante, divertente. Oh, poi ecco, passeremo invece ai carnevali di oggi. Chi è andato per il corso durante questo periodo, ogni sera incontrava ragazzini, incontrava anche adulti qua e là, con iniziative proprie, che si divertivano, chi con le bombolette, chi lanciava coriandoli, chi faceva scherzi. Però ecco, un carnevale che in effetti si è andato nel tempo trasformando qui ad Orvieto, un carnevale più individuale per iniziativa prova, che non è fatto da grosse associazioni oppure da un'organizzazione come c'era una volta. Bene Mauro, una buona sera, e una buona visione a tutti i nostri telespettatori, e a te la parola. Mi associo sicuramente. Ecco, cominciamo appunto a parlare, già detto dall'amico Cerquaglia, che in altri tempi il carnevale, insomma, aveva un'altra consistenza, ed esclusivamente proprio perché era praticamente l'unica festa, l'unico momento di svago durante l'anno. Però purtroppo aveva anche dei contrasti, allegria, però c'erano anche, se noi leggiamo per esempio il diario di Ser Tommaso e Silvestro, che copre dal 1494 al 1514-15, ci accorgiamo che il carnevale purtroppo serviva anche per mettere a posto certi conti sospesi. Cioè si adoperava la maschera per non farsi conoscere, e nella calca, diciamo così, perché scendevano in piazza tutti, si dava qualche coltellata, vero? Al nemico, a colui che... Era anche pericoloso. Sì, infatti, sì, era molto pericoloso. Col tempo poi, sì, divertiamoci, però insomma, entro certi limiti, che in modo particolare, appunto, non siamo più nel 500, naturalmente, però siamo nel 1800, quindi ancora ben lontano da noi, ecco, e questi erano tutti probabilmente una notificazione su ciò che era possibile o non era possibile fare durante il carnevale. Leggo qualche articolo, perché sennò sarebbe troppo lungo, ma interessantissimo, è del 1847, infatti porta la data del 15 gennaio. Per essere, per dire qualche cosa, vedete, è vietato espressamente a chi che sia l'ingiuriare e molestare le persone mascherate, il togliere loro la maschera dal viso, sia per riconoscerle, sia per qualsiasi altro fine. È proibita qualsiasi specie di vestiario che in qualunque modo imiti il sacro o religioso, o quello dei pubblici funzionari, ovvero sia indecente e scandaloso. Del pari non sarà lecito ad alcuno limitare o particolarizzare alcun individuo con vestiario o col portamento. Non potranno i mascherati fermarsi per alcuna ragione dinanzi alle chiese ed ivi cantare o suonare o fare schiamazzo qualunque che potesse offendere la decenza ed il rispetto dovuto alle chiese. Percorreranno essi la strada maestra da Sant'Andrea fino a Sant'Angelo, in modo però da non riunire o trattenere i passeggeri che volessero transitare. È in special modo vietata nel tempo presente tanto alle persone con maschera che senza la delazione di qualsiasi arma o strumento atto ad offendere. Chiunque in tempo delle maschere sarà rinvenuto per le strade o piazze sopraffatto dal vino
ovvero darà causa ad alcuna rissa o vi prenderà parte, sarà immediatamente arrestato e tradotto in carcere. Non vado avanti perché ho reso un po' l'idea, vero? Quindi bisognava rispettare chiaramente delle regole. E Regole che quindi oggi, regole che prevenivano il sì, cioè, disordine. infatti, se andiamo sotto, Doveva bisogna. essere un momento di divertimento, ma Sì, non di disordine e di ecco, caos. non mi dilungo perché sarebbe un po' lungo leggere, però volevo dire, dopo abbiamo delle pene, non solo pene pecuniarie, vero? Ma addirittura, vero? Cioè, la galera, vero? E E questo è addirittura. appunto il delegato Sì, il apostolico, delegato storico, perché però qui non vedo poi il segretario di polizia. sappiamo. E naturalmente sì, perché il segretario di polizia poi, in altre parole, dipendeva dal delegato apostolico. Quindi divertimento sì, però no con determinati. Oggi invece noi cantiamo tranquillamente davanti alla chiesa o ci vestiamo da prete, frate o monaca, o qualsiasi. Quindi sono cambiati i tempi naturalmente, no? Sarebbe assurdo oggi dire no, tu in questa non canti, però come abbiamo veduto, insomma, ecco il carnevale orvietano, di cui poi Era vedremo. Era regolamentato. regolamentato, sì, poi vedremo nel seguito della trasmissione, vedremo appunto varie fotografie che ci riportano ai primi anni del secolo e di conseguenza poi strada facendo ci avviciniamo ai nostri giorni. Passiamo quindi a delle foto, Passiamo a penso, delle no? foto, sì, Che passiamo a delle foto, dimostrano quindi il carnevale di ecco, ieri a sì, Orvieto. ecco, io per dire qui non è che sia di pubblico interesse, però insomma è un documento. Questo è il carnevale del 1912, addirittura nel seminario vescovile, nel seminario di Orvieto. Vedete, ecco, come sono mascherati, ecco, è interessante vedere, appunto, perché queste sono le maschere del 1912. Chiaro che poi dopo dal seminario queste uscivano nella piazza e nelle vie e portavano un po' di allegria. È molto carina come documento, sì, Certo. sicuramente, sì. Possiamo passare all'altro documento. Ecco, e vediamo appunto sempre, questa volta siamo nel 28 e sempre al seminario, perché nel seminario si studiava e c'erano leggi ferree, vero, sul comportamento, però durante il carnevale si dava licenza appunto di divertirsi, perché ci vuole anche quello, il divertimento fa parte, Certo. ecco. Quindi nel 28, al seminario Orvieto, personaggi della farsa, i denari per la laurea, comunque questi sono, lo possiamo anche dire, Lardani, Ricci, Rapastelli, Fucini e Fontanieri, ma siamo nel 28, quindi siamo molto lontani dai nostri giorni e quindi anche dagli Quindi interessi. era Sì. una compagnia teatrale. Beh, questa è C'erano. una proprio allestita in occasione del carnevale e appunto si erano così, diciamo, No, perché conciati. prima hai detto era per fare una farsa. Sì, infatti la farsa era i denari per la laurea, però è stata appunto questa farsa recitata in occasione del carnevale del 1928. Questo invece siamo agli anni 30, quando Orvieto effettivamente si festeggiava il carnevale. E andiamo a vedere appunto, E quindi sì, vediamo un bel carro un bel carro intanto. degli anni 30, sì, un bel carro degli anni 30, sì, il Cameron sta appunto facendolo vedere nei particolari. Ecco, allora passiamo ad altra foto e naturalmente facciamo anche un avvicinamento appunto noi, e siamo nel 35. Vedete che massa di quanta gente c'è in piazza appunto perché per la sfilata dei carri. Addirittura questo elefante è stato realizzato dal Tenerelli, che noi abbiamo già presentato in altra sede, vero? Aveva all'interno un macchinario, vero? Con il quale appunto lanciava coriandoli attraverso la proboscide. Sì, e c'erano molti altri carri, vero? Quindi c'erano ragazze in costume che precedevano ogni carro, quindi era E lui veramente, chiamava veramente gente. guardate, qui non Piazza c'è. della Repubblica, dico, lì non si cadeva, si No, rimaneva in piedi anche se si assolutamente, sentiva sì, male. naturalmente. Questo era il 36, Sì. E 1936. come ripeto, appunto, vinse il primo premio questo elefante perché lanciava, no, coriandoli attraverso la proboscide, cosa simpatica, realizzata appunto dal nostro concittadino, che tra le altre cose, insomma, era un artista del ferro. Qui andiamo invece, ecco, andiamo al giorno di grasso dell'anno 1933. Eccolo, ballo dell'Orvieto Bene al Circolo della Rupa. Vedete, lo dice la foto stessa, Quindi si vero? organizzavano Sì, le serate da ballo. ma questa poi l'ho avviato bene, quindi vedete, la vedete appunto nei personaggi e come sono vestiti. Inutile adesso stare a raccontare, parlare di questo o quel personaggio, io ne conosco molti, ma purtroppo ne lascerei altrettanti, il che mi dà fastidio.
Ecco, faccio vedere appunto una foto di costume, perché contemporaneamente c'era anche il ballo, diciamo, della borghesia, chiamiamola così. E L'ho ordito bene, ecco, come ha detto prima. questo è l'Oviedo Bene, naturalmente al Circolo Oviedo, dove attualmente è il Banco di Roma, tanto per essere puntualizzanti. Qui siamo invece nel 57. Nel Carnevale del 57, una serata di gala all'Accademia Militare. Anche questi sono personaggi tutti conosciuti. Io mi ricordo il povero dottore, va bene, era la figlia che attualmente è viva e vegeta, grazie a Dio, e anzi ci salutiamo ogni volta che ci incontriamo, la signora addirittura la moglie del generale Saraceni, eccetera, eccetera. Ma non ci fermiamo sui personaggi, se no purtroppo portiamo via un sacco di tempo. Questo appunto si parla del carnevale del Anche perché, 1956. scusa Mauro, vorrei di questo, oggi si balla tutto l'anno, ma in effetti una volta si aspettava il carnevale anche per ballare, Anche perché in per ballare. effetti le serate da ballo poi durante l'anno quasi non esistevano, almeno sui paesi, sui paesotti, non so qui a Orvieto, ma al paese mio si ballava il periodo di carnevale. Andiamo oltre. Ecco, ci troviamo appunto a Carnevale a livello, qui siamo, non ho l'esatto anno scolastico, però siamo appunto a livello di liceali, appunto, e festeggiano il Carnevale con un somaro, hanno trovato, non si sa dove questa somara, allora hanno ritenuto opportuno festeggiare il Carnevale così. Qui abbiamo, da sinistra, abbiamo la Riccardi, abbiamo Bracchetti, Lardani Francesco, abbiamo Mazzaracchio Giuseppe, Cappelli Ulderico, Carletti Bernardo, Di Giovancarlo, Ciurnelli, Figarelli Nicola, Celsini Arcangelo, Veschini Oscar, ecco, Cinti Francesco, Maggiori Massimo, Pettinelli Mario, Bettini Spartaco, Fusi Giorgio, Boccuzzi Aldo. E allora a questo punto indicherò qualcuno, vero? Questo è l'avvocato Cinti. Questo è il povero, non lo chiamavamo Lupetto, vero? Veschini Oscar, purtroppo è morto. Figarelli e altri personaggi molto simpatici, Celsini e così via. Il dottor Pettinelli, eccola qua, vero? Il dottor Pettinelli e chi più ne ha più ne metta. Quindi sono foto veramente simpatiche che ci portano nel carnevale nostro orvietano. Qua un'altra fotografia simpatica di un carnevale nel 47-48, abbiamo il dottore Liolzi, Luigi, Gribaudo Renato, Pierluigi Prosperini, il padrone dell'albergo, sì. Il E dottore. Giovanni Paladini, altro medico, quindi abbiamo due medici e poi tre medici, anche il dottore Pierluigi è medico. E abbiamo sì, il professor Gribaudo. Vedete come sono conciati, ecco, questo sembra uno scozzese importato però, dall'Alaska, ecco, il professor Gribaudo che veste giusto le vesti del pentito, vedete, ecco, molto simpatico. E qui siamo nel 61, addirittura al Bagno Regio, si andava a ballare perché organizzava la festa all'Istituto Agrario tutti gli anni e quella era una festa di richiamo. E abbiamo qui, abbiamo in piedi, abbiamo Frignani, Ferdinando e Moscatelli. In basso abbiamo Costanzi Maglio, Croci Carlo, Scattoni Stefano e Michelangeli Marcello. Qui abbiamo diciamo, in una lattarina perché siamo le alunne della prima classe, festeggiano il carnevale il 10 febbraio del 64. E anche qui ci sono, vero, tra le altre Santa Colomba Gloria, Michelangelo e Simonetta, Riscaldati Tiziana, Lattanzi Anna Rita, Cicala Stefania, Torroni Loretta, Fogarelli Rossella, Paolini Paola, Filomia Fiorella, Belsole Cadia, Ceino Rosa Maria, Carletti Anna Laura, Bargelletti Mariella ed altri di cui mi sfugge il nome. E anche qui abbiamo naturalmente addirittura con il compianto Walter Bruscia, il direttore dei direttori, vero stato? Quindi abbiamo Lardani, Morcella Maglio l'avvocato, Armenia Roberto, simpaticissimo, il direttore Walter Bruscia, poi abbiamo Paniccia Gianni e quindi Perra Mario, anche questo, vero? Mario è conosciuto come il figlio della Siria, no? Non Perra Mario, come il figlio della Siria, Mario, anche questo è un personaggio simpaticissimo,
era uno dei personaggi, diciamo, molto, molto apprezzati e conosciuti della piazza. Poi come ultimo abbiamo Licia Fausto. Poi in terza fila abbiamo qua Cortoni Fabrizio e Cucchiarini Vittorio. E qui siamo all'anno scolastico 56-57. La classe è la seconda e l'insegnante è la di Martello. Tra le altre abbiamo Pierini Serafina, In Palazzo Giuseppina, Albani Katia, Mascia o Mascia, adesso non so cambia, non so dove cala l'accento, Bona Federita, Vincenzioni Carla, Costantini Sandra, Fratini Rita. Anche questa è una bella fotografia. Se non altro, eccola, l'impallazzo, vero? Giuseppina ed altre che conosco personalmente. Però se mi metto a parlare di una, le lascio un po' fuori le altre, allora andiamo, sì, avanti. Altra foto, siamo nel 1954, gli alunni del liceo classico in una festa di carnevale. Dal basso alla sinistra, De Nicola, Enio, Cerquetti, sì, Franco, Allegrini Francesco, poi Bonardi Enrico e Franceschini Alberto. Oh, poi in seconda fila abbiamo Manfredi Giovanni, abbiamo Masnada Domenico, l'abbiamo conosciuto tutti quanti, no? Come presidente dell'azienda di turismo, anche questo personaggio molto simpatico. Poi abbiamo Menna Renzo, abbiamo Mariano Giuseppe, l'avvocatissimo, l'avvocato Mariano Giuseppe, vero? E questo lo conosciamo tutti, speriamo di avvicinarlo il meno possibile, perché è il medico Verrucci Tommaso, vero? Allora dai medici da tenersi lontano per qualche sì. Ecco, oh, però è un personaggio molto bravo, molto simpatico ed apprezzato. Appresso viene appunto Fainelli Enrico, Rossi Fernando, e questo appunto, qui c'è un Pascucci Luciano, però per me è un errore perché mi sembra appunto Stella, il figlio del preside Stella. Comunque potrei sbagliarmi, qui è indicato col nome di Pascucci Luciano. Facciamo, ecco, l'avvocato Mariani, vero, Fainelli, naturalmente l'abbiamo detto, la Franceschini, questa addirittura col sigaro in bocca, vero, era abbastanza voluminoso, grande, alto, insomma, un fisico, diciamo, enorme, e quindi stava bene col sigaro in bocca. Olè. Questo è l'anno 1955, il liceo classico di Orvieto festeggia il carnevale in via del Duomo, siamo, e qui c'è una marea di personaggi conosciuti, ne diremo alcuni, vero? Diremo Lombardo Rosario, che oggi è il comandante delle guardie, vero? Catalucci Gianfranco, che purtroppo è morto qualche mese fa, Tatta Carlo, Cerquetti Giuseppina, Mazzocchini Carlo, Amoni Flora, Coscioni Giuliana, Tordi Vincenzo, Petrangeli Guido, Cugnera Maria, Scarponi Sandro, Lozzi Anna, Marini Assunta, Croce Arnaldo, Ranchino Giulio, Vitale Nunziata, Ridolfi Enrico, dove siamo arrivati? Cerulli Fausto, eccolo qua, guardate Cerulli, anche questo è uno dei personaggi molto simpatici, vero? È un personaggio conosciuto da tutti per due motivi: per prima cosa per la sua disponibilità, e poi naturalmente anche perché lo vedi sempre con un sorriso sulla bocca. Quindi qui abbiamo visto noi dei gruppi, evidentemente questi gruppi erano tanto già dimostra che c'era una certa organizzazione, no? La scuola, il seminario, l'asilo, eccetera. Quindi c'era già nel carnevale già dei gruppi distinti che si organizzavano. Poi a questo, quindi, per quanto ho capito, si affiancavano poi nelle manifestazioni grosse dove c'erano i carri. Certo. Ecco. Ora invece tu mi hai detto che in questi giorni hai ripreso qua e là un po' il carnevale di oggi, quello che si è visto nelle strade orvietane, nelle vie orvietane. E quindi se la regia ce lo manda, intanto sì, possiamo, ecco, un po' vedere come oggi il carnevale si trascorre ad Orvieto. Cosa si fa? Diciamo, chi ci partecipa? Ecco, diciamo che un carnevale vero e proprio, ecco, non c'è stato. Una mattina, appunto, i bambini delle scuole sono stati portati in piazza, asilo elementare, e praticamente hanno fatto un cerchio in piazza di Sant'Andrea, e qui praticamente il cerchio, al centro del quale c'erano tre burattinai, adesso non ricordo, sì, tre forse, ero con un carretto, con un somaro, ero lì, hanno assistito a questo spettacolino. Yeah.
tira l'oriano. Bravo. Perfetto. Abbiamo il numero più difficile. Più difficile. Più difficile. Nel 98 ci fu un tentativo di ripristinare effettivamente un carnevale vero qui a Orvieto, e allora si misero insieme diverse associazioni. Diciamo che la prima era quella del Rione di San Giovenale, cioè erano gli amici del Rione di San Giovenale che chiesero aiuto all'Università della Terza Età, poi chiesero aiuto, partecipò il comune per certa organizzazione, per esempio l'ordine sulle strade mandò lì i vigili, e poi ecco invitarono anche i paesi limitrofi, cioè Sferracavallo, Cicconia, e ci fu appunto un tentativo che riuscì. Infatti l'appuntamento fu fatto oggi a Piazza Canne. Da lì partì il corteo, un corteo lunghissimo, c'erano diversi gruppi mascherati, perché poi Orvieto si presentò con diversi gruppi mascherati, per esempio c'era Sant'Andrea che aveva il suo gruppo, c'era San Giovenale con il suo, c'erano quelle della Terza Età con il suo, addirittura con due gruppi, quelle della Terza Età. E noi seguimmo nel 98 appunto questo tentativo, ecco, di questo carnevale da poter rimettere come abitudine nella città. Arrivammo lì nella piazza di San Giovenale, dove appunto ebbe termine, ci fu una serata, poi lì offrivano dolcetti, offrivano castagnole, ballavano. E io ho un po' di interviste appunto ad alcuni organizzatori. Se la regia ce lo manda. Sì, speriamo di vedere quindi anche qualche personaggio, no? Certo, qualche maschera. Certo. Fu un carnevale riuscitissimo per quell'occasione. Che poi eccolo. Onore al corteo. Il folto pubblico come spettatori, come osservanti sta aumentando, tante presenze, tanti applausi, l'ilarità sta aumentando pure qui. Ecco, vedete le ballerine, alle ballerine si sono uniti tutti i gruppi, la banda seguita nelle sue musiche allegre, carnevalesche. Ed ora si riparte per l'ultima tappa a San Giovenale. E siamo giunti nella bella piazza di San Giovenale, e diciamo che qui il San Giovenale in qualche modo ha contribuito a questa manifestazione in maniera veramente sostanziosa, e però noi abbiamo detto tante cose strada facendo, abbiamo messo in evidenza i vari gruppi, però ci siamo entrati dentro in maniera superficiale all'organizzazione. E allora vogliamo parlare con la signora Nicoletta, che praticamente sappiamo è tra le fautrici di questo diciamo istituzione carnevalesca orvietana. Buonasera Nicoletta, allora io ho detto da tanti anni che questa abitudine non c'era più, possiamo fare un pochino ritornare a quando ecco si è interrotta? Si è interrotta tantissimi anni fa, non so perché, noi con tutti i comitati di quartiere, con la banda cittadina abbiamo intenzione di ripristinare quest'usanza, e quest'anno abbiamo praticamente visto un po' la situazione, se gli orvietani partecipano o meno, e un altro anno sicuramente la cosa sarà molto più grande, molto diversa, e anche se quest'anno è riuscita molto bene, speriamo organizzata in più giornate. Sì, io ho fatto notare strada facendo che mancano i carri, ma l'ingrediente principale, l'allegria, ecco, i personaggi, i partecipanti non sono mancati, questo forse è quello che conta, il carro poi si vedrà. Certo, anche perché il carro è un contenitore, noi qui abbiamo tanto contenuto che ha voglia di sfilare, fare il contenitore sarà molto semplice a questo punto. Benissimo, allora diciamo che oltre alla città d'Orvieto con i suoi quartieri, oltre all'associazione della Terza Età,
ci stanno la banda, il quartiere medievale. Di San Giovenale medievale, ecco, ci stanno anche però partecipanti del suburbio. Cioè, quali paesi hanno partecipato? Quali rioni, ecco, quali quartieri fuori di Orvieto? Sono venute molte persone da Sferracavallo, altre persone da Scicconia, da Bardano. Comunque io vorrei cogliere l'occasione per ringraziare tutti, perché erano stati invitati così, in maniera molto semplice, è stato più un passaparola che un invito preciso. La gente ha partecipato, è contenta, e questo ci riempie di gioia, perché chi ha lavorato e ha lavorato tanto poi è soddisfatta quando vede queste cose. Certo, e poi ecco un momento di felicità per le vie orvietane, un attimo, io l'ho detto tante volte, per scordare un po' lo stress di questo mondo così veloce, così caotico, quindi lo scopo è questo, no? Carnevale che poi, ecco, oggi vogliamo dirlo, mancano più 3 giorni alla sua chiusura, all'ultima domenica, però qui ad Orvieto con una chiusura, diciamo, brillante, vero? Certo, una chiusura brillante, anche perché non è brillante la situazione mondiale, noi vorremmo con questa serata augurare serenità e pace a tutti. Certo, quando l'animo è sereno probabilmente si pensa meno alla cattiveria e alla guerra. Bene, e questo era lo scopo appunto delle varie associazioni. Allora un complimento per l'idea che, ecco, questi momenti carnevaleschi il prossimo anno siano ancora più intensi. Nel divertirsi si diventa più buoni, è quello che serve oggi, no, al mondo. Sì, sicuramente sì. Noi come unione di comitati appunto volevamo ringraziare la Filarmonica Luigi Mancinelli, Elisabetta Mancini con il suo balletto, l'Uni3, tutti i comitati che hanno aderito, tutti i quartieri che hanno aderito e tutti quanti che privatamente hanno sentito di unirsi a noi. Un grazie di cuore. Bene, e penso che questa gente vorrà ringraziare anche lei che sa, ecco, che ha dato modo, ecco, di esibirsi così spassosamente. Bene, un buon divertimento, un buon proseguimento della festa. Grazie. Oh, ci siamo portati nell'angolo che sta ad essere preso di mira, invaso, vedete, è l'angolo della Castagnolata, il quartiere di medievale offre tutte queste cose, o almeno credo sia il quartiere. Venga, lei che lo vedo, lei signora, per favore. Allora, sentiamo un po' chi ha detto alla distribuzione, chi offre queste cose? Noi dell'associazione di Orvieto. Ah, di tutto Orvieto, non è il quartiere medievale? No, quartiere medievale, quartiere di tutti... giovenali, di tutti. Quindi tutte le associazioni, i gruppi che hanno aderito alla sfilata hanno contribuito a fare. Abbiamo fatto tutte cose per conto nostro, chi ha portato i ciambelloni, che la costata, chi i dolci, chi i panini. Non è che l'avete ordinato da qualche ristorante, no. Ognuno ha portato quello che poteva. Esatto, sì. Benissimo, e quindi dell'offerta. Abbiamo il nostro cuoco. Ecco, il cuoco ci deve dire che cosa ha cucinato. Castagnoli. Castagnoli. Qua dentro. Qua dentro. Quante sono le castagnoli? Offerte della ditta Montana. Quanti chili? Ma il numero, circa finora un migliaio l'abbiamo fatto. Un migliaio di castagnole. Benissimo, l'ha fatto con vero piacere. Con molto piacere. Lei fa parte di questo quartiere. Fa parte di questo quartiere. Quindi con maggior ragione. Certo. Si sente fiero. Bene, buon divertimento. Si può dire quale associazione è? Lei di quale gruppo fa parte? Era. Gruppo Primavera, sì, ma... Ciao! Oh, ecco, l'università della terza età. Veniamo da lontano, lo sapete, sì. Certo. Siamo un gruppo così un po' sganciato. Siamo in un altro rione, quindi il suo è lontano. Ho accettato molto queste maschere, eh? È divertita. Tanto, nonostante che sono 60. 60 maschere? Ah, Lune, auguri, complimenti, buona salute. Carica dei 101. La carica, ho trovato anche un futuro tappeto di pelle umana, sono tutti candidati e candidate. Benissimo, voi la più piccolina del gruppo, mi sembra giusto farla vedere un po', per favore. Andiamo a vedere la più piccolina del gruppo, ci abbiamo il pavone davanti, eccola qua. Su, cosa? Fatti vedere. Qua è inquadrata anche la più piccolina, intanto rinizia le danze. C'è stato, oltre all'entusiasmo, c'è stata anche molta partecipazione della gente, insomma.
sabato. Quindi dopo la prima riunione o le prime riunioni per organizzare questa festa, voi vi siete buttate, diciamo, nell'organizzazione, avete partecipato in pieno? Sì. All'inizio eravamo 10 persone, poi da qui sono uscite fuori 100-200 persone che ora stanno qua. E noi con queste immagini così carine, così simpatiche, chiudiamo le nostre riprese. Sicuramente la festa qui si protrarrà per molto, fino a notte. Allora noi auguriamo a tutti un buon divertimento, una buona fine festa. E un buon fine carnevale a tutti, un arrivederci. Ecco, avete visto che questo era il 1998, quindi appena 5 anni fa. Ci fu un tentativo, una carnevalata orvietana veramente riuscita. Iniziò questo corteo intorno alle 15 da Piazza Caen, come ho detto all'inizio, però avete visto tante intenzioni buone anche da parte dei gruppi di quelle che avevano partecipato. L'anno dopo purtroppo finì, quindi un carnevale che è finito sul nascere. Appunto la signora Nicoletta De Angelis ci disse: c'è i carri, non ce l'abbiamo, però ci abbiamo tanto entusiasmo, ci abbiamo il materiale, quello che conta, cioè le maschere. E quindi dice: fare i carri non è che poi ci voglia tanto, perché è un contenitore. E invece si vede che questo entusiasmo, non so l'anno dopo che cosa è successo, che cos'è che non ha funzionato, ma ecco, il 99 non ha più visto un carnevale organizzato come in questo modo. Ecco, altri 5 minuti, siamo invece nel 1995 e ci fu un'iniziativa della banda Luigi Mancinelli che si mascherava, cioè tutti i componenti di questa banda si mascherarono e percorsero, ecco, le vie orvietane, specialmente il corso via Duomo, andarono al Duomo e poi si fermarono poi alla fine sulla piazzetta Gualterio davanti alla chiesa di San Giuseppe e tennero un piccolo concerto, però ecco, vedremo adesso veramente in allegria, e riuscirono a mettere insieme parecchio pubblico, vediamolo un attimo, 5 minuti.
brano così spassoso e tanto noto, noi chiudiamo, ecco, il primo tema, il carnevale orvietano.